Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi nuovo episodio della serie The Old Stream Farm. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, che è gratuito, iscrivetevi e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora ragazzi, secondo episodio di questa nuova serie che abbiamo iniziato ieri. E se vi siete perso il primo episodio, ragazzi, c'è il link in descrizione, andatevelo a vedere. E facciamo un piccolo, insomma, riepilogo di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto poco, insomma, oggi inizierà la vera e propria carriera. In pratica abbiamo visto la farm e abbiamo cambiato, abbiamo venduto tutti i mezzi che avevamo e quindi abbiamo comprato il 180-90, questo sto usando adesso, con una spandicalce Amazon, e poi abbiamo comprato un trattore più piccolo, il New Holland, no, il Fiat Agri L95, ragazzi. E in più abbiamo comprato un nuovo campo che oggi andremo a lavorare, perché ragazzi c'è l'abbiamo comprato che è pronto da raccogliere, c'è l'avena. Quindi oggi ragazzi ci andremo a comprare un altro mezzo, quindi la trebbia, che ci servirà per trebbiare l'avena. E mo, man mano che giochiamo ragazzi, andremo a comprare i vari attrezzi che ci serviranno per le lavorazioni. Per il momento insomma ci abbiamo solo questo e niente ragazzi. Allora io questo mo lo andiamo a poggiare qua ragazzi, qualche parte qui. Ma vediamo un attimino, dobbiamo un attimo organizzarci insomma su dove mettere gli attrezzi. Vediamo un attimino come possiamo organizzarci. Allora io direi questo lo possiamo mettere anche qua sotto ragazzi, mettiamolo qua. E allora quei due cambi là ragazzi sono da arare, quindi andrò a comprare un aratro, così mettiamo il 180. Anzi no, non lo posso mettere ad arare perché devo portare il rimorchio sul campo della dove andiamo a raccogliere l'avena. Quindi un attimino, mi sono perso dove sta il rimorchio. Non è che l'ho venduto, no? Dove cacchio sta? Un attimo, se non mi imparo un attimo tutti i posti della farma, eccolo qua, perfetto. Ragazzi l'avena, poi che ci facciamo con questa avena raga? Allora io ho pensato questo, che ce la teniamo, perché oggi andremo a comprare anche i cavalli raga. Quindi allora andiamo un attimino, che dici, l'agganci? Ok, agganciamo pure davanti, se riusciamo a agganciare sto pesetto, ma si è ribaltato il peso, quindi non penso che... Ah ok, perfetto, già che ci sto lo aggancio pure. Questo era quello del John Deere. Allora vediamo un attimino, questo mo lo mandiamo al campo, non lo so che numero è raga, cosa era, quello vicino allo shop se non sbaglio. Allora andiamocelo con l'autodrive, diciamo. Allora sì, allora crea lavoro, no, carica, come vai, lo shop quale cacchio era, ma mi sa qua, no? Sì, ok, inizia lavoro e tu vai là. Okay, bravissimo. E noi andiamo allo shop ragazzi, eccolo qua l'altro trattore che abbiamo comprato, il New Holland L95, e oggi andiamo a comprare la trebbia ragazzi. Allora io avevo pensato dove stanno, eccole qua, alla New Holland X32, eccola qua ragazzi, così cambiamo un po' trebbia, se no facciamo sempre con all'inizio con la top liner. Quindi allora compriamocela così, dai, compriamocela, andiamo a comprare la relativa lama, dobbiamo vedere qual è, sarà questa sicuro, sì, TX32, però voglio metterci casomai una un po' più grandicella,
Vediamo un po' tra le mod se c'ho qualcosina. Che non c'ho una bella ceppa. Questa qua è da 8. No, questa è troppo grande. 8 merri no, raga. 7 merri pure mi pare un po' troppo grandicella. Niente. Dobbiamo comprare quella. Ok, dai, compriamoci questa qua. 20.000 euro. E via. A dove sta? Abbiamo qua dietro, eccola qua ragazzi, questa sarà la nostra nuova trebbia, almeno mo all'inizio. Allora, dai, mettiamo subito a trebbiare. Quindi con la lina ragazzi ci andremo, ce la teniamo perché la useremo per i cavalli, perché oggi ragazzi andremo a comprare anche i cavallotti. Ragazzi, iniziamo subito con gli animali. Allora, raga, io stavo pensando, cioè questa serie cercherò di farla insomma nel modo più reale possibile, quindi non vedrete più autoload o roba del genere, super forza, quindi cercherò di fare le cose più reali possibili e la giocherò in una maniera un po' diversa rispetto alle altre due serie. Cioè, nel senso, cercherò di lavorare, vedremo più lavorazione dei campi e più allevamento, quindi ci baseremo un po' sull'allevamento e la lavorazione dei campi. Non vedremo, secondo me, vedremo poche produzioni perché sennò, raga, facciamo le serie tutte uguali, quindi io preferisco qua produzioni ne faremo poche. Mo vediamo un attimino se fare qualche produzione che insomma non ho ancora portato, che ne so, tipo quella dei cereali, mi pare che non l'ho mai portata. Poi vediamo un attimino, comunque sia non vedremo tantissime produzioni, sennò stiamo a fare la stessa cosa delle altre serie, cioè nel senso cambia solo la mappa, ma poi la sostanza è sempre quella, quindi io cerco di fare qualcosa di diverso. Iniziando già nel giocare un po' più reale, per esempio, che ne so, a caricare, che ne so, i pallet con un muletto, con il trattore, oppure, che ne so, a caricare, che ne so, la seminatrice, useremo i pallet o i sacconi. Insomma, raga, cercherò di fare qualcosa di diverso. Caricare le balle faremo con le forche del trattore, insomma voglio giocarla un po' così. E così ragazzi voglio cercare insomma di darvi la possibilità di vedere un qualcosa di diverso. Sennò ogni episodio è produzione di questo, produzione di quello, produzione di quell'altro. Quindi stiamo a fare le stesse cose se no così, quindi io qua voglio provare a fare così, vediamo se come esce, può essere pure che ne posso dare, è noioso, non lo so, poi ditemi voi che io accetto i vostri consigli, mi dite che ne so, no Andrew porta qualche produzione, insomma io ascolto sempre i vostri consigli, quindi vediamo come va, se vi può piacere in questo modo. Continuiamo così, se no raga giochiamo in maniera insomma, un po' come le altre. Faccio decidere un po' anche a voi. Allora, mo qua devo fare, vediamo se appena facciamo il primo scarico, raga, andiamo un attimino a comprare la stalla dei cavalli. Innanzitutto e poi anche i cavalli. Sarà arrivato l'operaio. Allora, vediamo un attimino se. Io ho paura qua a mettere l'operaio, anche se questo lato qua è lineare. Qua i campi su questa mappa non sono tanto lineari. Quindi gli operai avranno grossi problemi, secondo me. Forse vediamo come va. Se no poi casomai metterò il curse play, così non ho tantissimi problemi.
Allora, vediamo sto operaio che fine ha fatto. Se è arrivato, bravissimo. Bravissimissimo. Allora, ho letto poi, ragazzi, sulla pagina Facebook di Black Sheep, ragazzi, che ci sarà un aggiornamento. Non so quando uscirà di questa mappa insomma, per risolvere alcuni problemi che sono stati riscontrati. Tutti dei, insomma, verrà fissata un po'. Problemi tipo vogliono rimuovere la sirena, quella che ogni tanto si sente, quindi quella verrà rimossa. Qualche problema col biogas che non prende le balle di insilato, insomma, tutti problemini così, tipo qualcosa pure sul traffico, insomma. Verrà fissata mo, prossimamente, ragazzi, quindi se riscontrate qualche problemino. Io mo, la seconda volta che ci gioco, sappiate che verrà aggiornata, insomma. Allora, vabbè, mentre lui cosa, andiamoci a comprare la stalla. Allora, la stalla dei cavalli qua, ragazzi, non la trovate sulla mappa perché dovete comprare prima il terreno. Qua alcune cose, se non compriamo il terreno, non appaiono segnate sulla mappa. Quindi, allora, la stalla dei cavalli si trova qua vicino al campo 10. Dovete comprare questo appezzamento qua. Oh, e dai. Ah, l'ho comprato già. Perché mo me lo caccia? Ah, no. Allora, mo qua me lo segna, ragazzi, perché io prima ho provato a vedere dov'era. Quindi l'avevo già comprato e rivenduto. Però può essere che mo, una volta che l'hai comprato, oppure se lo rivendi, ti rimane sempre il simboletto dei cavalli. Comunque sia, è qua vicino al campo 10. Quindi mo ce l'andiamo a comprare. 62.000 euro. Eccolo qua. Sono uscito. Eccola qua. Questa è la stalla dei cavalli, ragazzi. Guardate che bella. Qua c'è l'ingresso. Eccola qua. E c'ha molti anche dei capanni, ragazzi, dove possiamo volendo mettere qualche attrezzo, qualcosa insomma che usiamo per i cavalli. Possiamo mettere il fieno, ma noi qua ci andremo per dire, ci andremo a mettere anche un silos, così per poter immagazzinare insomma l'avena. Ecco, così a scarico ce l'ho direttamente qua. E eccola qua, ragazzi, guardate che carina. E qua forse mo adesso vediamo quando le andiamo a comprare. Qua c'è il. Può essere che fanno il concime, ragazzi. Anche i cavalli. Ma andremo a vedere. Eccolo qua. Qua si dà la paglia. Se non sbaglio, quindi vogliono anche la paglia. Perfetto. Ok, raga. Allora, io mo volevo noleggiare. Se no, non facciamo in tempo. Noleggiamoci un trattore. Perché mo non so se mandare. Allora, intanto ci andiamo a noleggiare il rimorchio. Il rimorchio. Ci andiamo a prendere questo di. Questo qua, il Ponge. Che può caricare 9 cavalli, raga. Il Ponge ce lo noleggiamo. Ok. E a sto punto prendo questo, raga. Ce l'ho qua libero. Stavo a noleggiare un altro trattore e c'avevo questo libero. Ok. Perfetto, io questo lo mando al mercante di bestiame e ci andiamo a comprare i cavalli, raga. Se ci riesce ad andare. Allora, il mercante di bestiame sta qua sotto. Eccolo qua, quindi vicino al campo 50. Quindi, allora, crea lavoro. Devi andare qua, raga. Operaio mio, se ci riesci, speriamo. Vediamo se parte. Non parte. Partirà o non partirà? Eccolo, ce l'ha fatta. Stavo a capire come si mettevano le marce, raga. Purtroppo l'ho assunto adesso. E vedete, mi stai andando in faccia al palo. Ma io dubito che possa arrivare a destinazione, però. Diamoci un po' di fiducia. Ok, questo può essere che è andato.
Allora, andiamo a scaricare la trebbia. Andiamo a scaricare la trebbiozza qua. Vai con l'avena. E quindi la paglia, ragazzi, la un po' ce la conserviamo e ce la conserviamo, raga, tutta quanta, tanto forse ai cavalli ci serve anche la paglia, quindi tanto ce la conserviamo. Poi vediamo un po', altro non ci possiamo fare, la usiamo solo per gli animali, quindi vai. Poi c'ho da, raga, non c'ho altri trattori, se no per il momento però uso solo questi, raga, poi piano piano compriamo pure qualcun altro. Devo, c'ho da arare i due campi, 1 e 2, quindi, e poi li devo naturalmente seminare, perché sto in tempo ancora a seminare qualcosa, entro settembre, per esempio posso seminare la colza e basta. Solo la colza posso seminare. O se no, vabbè, mo vediamo un attimino, raga, perché devo decidere un attimo. Cacchio, che manovra sto a fare, non lo so. Allora, dai. Ok, allora io mo vado a mettere, visto che ci sto, vado a mettere il silos, ragazzi, useremo dai cavalli, vado a mettere uno che prende anche la paglia, così ragazzi ce l'abbiamo tutti là, e ci vado a mettere questo multifruit, tanto cacchio sta, questo è un po' grandicello però. Però così da qua no, meglio di no. Andiamo alla stalla dei cavalli. Ok. Oh, ok, perfetto. Allora io mo direi, visto che si entra da di qua, faccio più spazio di qua. Beh, così è pure carino, dai. A posto. E questo, quindi abbiamo il silos, abbiamo già messo, perfetto, quindi qua volendo ci possiamo, e mo visto che c'è il silos, raga, qua volendo possiamo farci anche una seconda farm, volendo, visto che abbiamo i capanni e mo abbiamo anche il silos, perché no, più avanti casomai ci servirà per una seconda farm, ci abbiamo tutto, insomma. Ok, vediamo se è arrivato il... No, questo non arriverà mai. Ah no, è arrivato. Però non so che cacchio sta a fare. Fermati, fermati, dai. Ok, bravissimo. Andiamo sopra le barbabietole. Questo, ragazzi, è il mercante di bestiame. Eccolo qua. Guardate pure questo, carino, è un po' pare abbandonato, perché insomma neanche qualche animale ci potevano anche mettere volendo. Allora dai, compriamo qualche cavalluccio. Allora compriamo uno grigio, compra, poi compriamo uno nero. Uno pezzato, via, uno beige, uno marrone, sembrava un po' tutti diversi. Nero abbiamo preso, va bene. Quanti ne so? 8, un altro, abbiamo un altro di questo e via. Ok. Perfetto, ecco qua i nostri cavalletti. Tutti un po'
appiaccicati l'uno con l'altro. Allora, mo tu dovresti andare. Dovresti andare qua. Allora, crea lavoro. Devi andare qua i cavalli. Quali erano i cavalli, mo? Questo. Vediamo un po'. Parti. Ok. Allora, se questo ha fatto, faccio un altro scaricuccio intanto, così lo andiamo a portare alla stalla. Apri il tubo, bravissimo. Sei capito. Non sei capito. Ho capito. Andiamo a scaricare intanto questo, ragazzi. Sì, andiamo a portare alla stalla. Eccoci qua, ragazzi. Siamo arrivati tutti e due, raga. Allora, io direi di aprire il cancello innanzitutto. Eccola qua, apriti la nostra scuderia. Apre in questo momento, ragazzi, i primi cavalli. Allora, andando questo lo lasciamo un attimino qua, lasciamo qua. Ora io devo capire dove scaricare i cavalli. Ti pare semplice a voi? Allora, mettiamo le aree interattive, perché sennò, allora, là si scarica, ok. Qua si scarica da mangiare. E forse qua. Qua dovrei fare una super manovra. Vediamo un po'. Se riusciamo. Guarda. Andiamo, operaio. Allora. Allarghiamoci, belli belli. Ma io qua devo fare andare a marci indietro, giusto? Facciamo così. Facciamo un giro tondo. Allora, eccoci qua. Scarichiamo. Ok. Apriamo. Abbassiamo qua, apri le porte, bravissimo, super. Allora, vai, scarica. Oh, ma che cacchio fai? Vai. Ok, perfetto, ragazzi. Scaricati i cavalletti, raga. Andiamo subito a vedere un attimino. Vediamo qua il tutto. Ok. Vediamo un po' che cacchio abbiamo combinato. Eccoli qua, ragazzi. Questo è il loro pascolo. Eccoli qua, guardate che bello. Guardate qua, possono andare anche qua dietro, bellissima sta stalla, raga. Proprio bella, bella, bella. Guardate quanto pascolo c'hanno sti cavalli. Proprio bella. Allora, diamoci da subito, anzi, vediamo un attimino se fanno la cacchetta, se è come è, come sembra. Come sembra, qua. La cacchetta qua, beh, non la segna, forse...
Vabbè, sicuramente uscirà. Ci sta il, insomma, il coso, il cumulo del... Guarda, sono uscito. Allora, vogliono la paglia, che poi andrò a caricare, ragazzi, ormai si è fatto proprio tardi. Quindi scarichiamo la vena. Scaricata qua, in teoria qua non me la scarica, forse di là, che non me la scarica, allora qua, scusate, qua non me la scarica. Cacchio si scarica. Ma per forza qua. Ah, non già avevo selezionato il rimorchio. Bastardo. Ok, ragazzi, vediamo un po' quante ne vogliono, ma penso quasi tutta. E ok, vabbè, tanto passiamo a fare, vediamo un po'. Ok, un'altra poi ce ne vuole. Vabbè ragazzi, concludiamo qua, spero vi sia piaciuto il gameplay, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù e vi ringrazio come al solito, supportatemi ragazzi, mi raccomando e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!